Pochi giorni prima di diventare ministro, ecco Crosetto Allora, in Piazza del Po. quindi, Ah. sempre cittadino. Resta sempre. Ma quelli sono i 5 Stelle, però, cominciamo. No, ma, no, scusi, è vero, sempre. No, mi dica Non so, un'alternativa. patriota, sempre patriota. Sì, va bene, anche sempre Fratello. semplice cittadino non è più 5 Ma Stelle. lei ci dà una notizia che se le indicano come ministro, lei rinuncia. Non lo... Sono, ma che notizia è? Lo Ah, sto non ci vuole stare dicendo ancora. da settimane. Non è una notizia, leggetelo oggi sulla stampa. Metti che le venga voglia di nuovo. No, tranquilli. Sei l'unico vero possibile ministro della cultura, questo è un Ma ecco, deputato. infatti anche questo volevo chiedere, visto che non entro in Parlamento, magari potrebbe fare il ministro. Beh, non posso farlo, devo essere chiamato, quindi non è certo, no, non sono, cioè, come si è capito, io non sono indisponibile, sono disponibile alle cose che posso fare e quindi non sarei disponibile a fare il ministro delle infrastrutture o della sanità. Al posto di Franceschini sarebbe ministro, lei Beh, al adatto. posto no, Franceschini è stato ministro di un governo di centrosinistra e Successore. successore, certo. Senta, mi dirà che è prematuro, no? Però noi l'abbiamo vista adesso nell'impegno parlamentare. Come si vede lei nel futuro? Con che tipo di impegni? Magari nell'esecutivo? È prematuro. Domanda che l'ho già fatto anche un mese fa, passando davanti a Montecitorio. Ho detto, è pronto a fare il ministro? Adesso lui ci dirà di no, però noi poi utilizzeremo questa clip quando sarà nominato ministro per dire, visto che aveva detto che non l'avrebbe fatto, invece l'ha fatto. No, siamo pronti a governare l'Italia tutti. Io mi sto occupando dell'organizzazione del partito. Sinceramente, me ne sono occupato anche con qualche risultato organizzativo. Mi farebbe piacere continuare a fare il lavoro che sto svolgendo. Bene, allora, quindi non farà il ministro. Questo mi sembra un po' prematuro. Io non ho desiderio di farlo. Mi farebbe piacere continuare a fare quello che sto facendo. Ma siamo tutti, abbiamo un gioco di squadra. Siamo una grande famiglia. Quindi sono pronto anche a fare il militante semplice. Però se Giorgia chiama, se il Presidente del Consiglio chiama. Beh, quello chiunque ovviamente deve poter rispondere, però ecco, io ripeto, mi auguro di poter continuare a fare l'organizzazione del partito. Io sono sempre stato a disposizione del mio partito, non ho alcuna ambizione personale, ho iniziato a fare politica a 13 anni, non immaginavo nemmeno di arrivare a fare il consigliere comunale, sono entrato in un piccolo partito di destra, oggi la destra può governare la nazione insieme alle altre forze della coalizione, per me questo è il miglior risultato e la miglior realizzazione di tutto quello che ho fatto nella vita. Quindi se arriva, tanto di guadagnato. No, non c'è proprio, guardi, Potrebbe non arrivare. è cosa che né mi interessa né a parte lei me lo ha proposto e quindi Ah, era a proposito. Ci faccio. vediamo il giorno della nomina, allora, ci dà questa Io esclusiva. credo che non ci vedremo in quell'ottica, Va ci possiamo bene. vedere per un caffè. E lei cosa farà nel prossimo futuro? Diciamo, non so se in Parlamento, nell'esecutivo, perché lei è già stato ministro Sono già anche. stato ministro, sono vicepresidente. Guardi, io nella mia vita politica ho fatto tutto, quindi farò quello che servirà al Ma lei si partito. aspetta di essere chiamato, immagino. Mi aspetto di essere chiamato, oh, la russa, no, mi aspetto di fare quello che servirà, dal senatore semplice a qualunque altro ruolo. Non mi manca la capacità, ma non ho necessità di esibire per forza una voglia di fare qualcosa perché l'ho già fatto. Quindi farò quello che servirà al partito. Ma lo dico, si dice spesso tanto per dire, io lo dico con sincerità, con profonda umiltà, ma anche consapevolezza. Io nella mia vita da giornalista ho scritto decine di articoli su Toto Ministri. In genere quelli che davano in pole position non venivano mai scelti come uomini di governo. Ciò che serve farò. Dove sarà utile la mia esperienza di vicepresidente della Commissione, di presidente del Parlamento, di conoscenza delle situazioni internazionali, di conoscenza della politica industriale, di conoscenza della politica dei trasporti, posso benissimo fare anche il deputato ordinario, cioè non è quello, è importante che possa mettere a servizio dell'Italia tutta l'esperienza accumulata. Cioè di soddisfazione nella vita ne ho avute tante, anche personali, quindi non cerco gratificazioni personali. Farò quello che serve fare, non, assolutamente. Ma Dato agli esteri, lo sa, vero? va bene, quanto mi danno quotato? Danno però frattini prima di lei, diciamo. Ah, benissimo, insomma, sarà bravissimo Frattini, sono contento. Io, ripeto, non ho ambizioni e Grazie. non corro per niente. Ho già avuto tanto, quindi l'ho detto. Grazie.